Oh, now we'll go down to a more... Do you want to leave the light on, or... Yeah. Can you see that? Yeah. Okay. Riuscite a vedere? Sì. Io non vedo niente. It gets brighter. Ma ci sono le onde del conduttore, troppo. E non si scura. Io non vedo una lampada. Okay. So now we'll go down to the micro farm level. Let's have the next slide. Quindi adesso passiamo all'analisi delle piccole coltivazioni. So we start with France because that's where the most spirulina micro farmers are today. Quindi noi incominciamo ad analizzare il mercato francese, la situazione in Francia, perché è proprio qui che è avvenuto un grande cambiamento per quanto riguarda la piccola coltivazione di alghe. Right, so they started with, as you remember, one micro farmer in 2001, and today there's certainly more than 110. Spirulina micro farmers. Perché come abbiamo all visto ieri, nel 2001 c'era soltanto una piccola coltivazione di alghe, invece adesso ce ne sono 110 in tutta la Francia. And they pretty much all sell the spirulina like the noodles for 150 euros a kilo. Vendono la spirulina sotto forma di noodle, quindi pasta, tipo gli spaghetti, a 150 euro al chilo. And they claim that they supply about 10% of the French market. E loro sostengono di fornire il 10% del mercato francese. But I think rather than take the market from other producers, they expand the market. Io That's credo what's going on. Che invece di prendere il mercato di altri produttori, loro espandono il loro mercato. So there's various calculations on how much spirulina you can produce in a micro farm. So this is just a simple calculation we're going to do. Ci sono vari calcoli, vari numeri che riguardano la quantità di alghe che si possono produrre in una piccola coltivazione. Right. So if you have a 100 square meter greenhouse and you have 6 month growing season only, just only 6 months, you should be able to produce 180 kilos dry weight in that period of time. Should be pretty easy. Quindi se per esempio avete una serra che occupa 100 metri quadrati, voi potete per 6 mesi all'anno, voi potete produrre 180 kg di spirulina come peso secco su 180 giorni. Quindi su 6 mesi all'anno. So that's not so much. So the idea is they sell direct to the customer and they capture 100% of the value of the product. If you only have so little to sell it at the full retail price. Ovviamente non è molto, considerando che viene venduto direttamente al consumatore, e quindi in questo modo il coltivatore riesce ad ottenere il 100% del valore del prezzo al dettaglio. And we'll go through the calculations some more, but the idea would be to repay the investment in a couple years, 2 years. Lo scopo dovrebbe, per un produttore, per un coltivatore, dovrebbe essere quello di ripagare l'investimento in 2 anni, come vedremo di nuovo ritornando ai calcoli. So, what other food crop offers this value on such a small area? There's not so many choices. Non credo che ci siano altre alternative rispetto alla spirulina per quanto riguarda il valore che può essere dato dalla spirulina su una zona così piccola. Ok, next one. So here's just some examples of some of the growers and some of their products. We saw this slide yesterday. Some people just sell the spirulina, the noodles, in 100 gram packets.
Others make products like spices and condiment mixtures. Some sell fresh. Come abbiamo visto ieri, ci sono vari prodotti che vengono coltivati a base di alghe, che vengono coltivati nelle piccole aziende, quindi abbiamo la spirulina che viene venduta in piccole bustine, oppure la spirulina usata come condimento. Abbiamo vari tipi di prodotti a base di spirulina che vengono venduti nei mercati regionali e locali. So the business model is they grow and sell algae products in the local and regional market, right around them. That's where they build their business. E quindi il modello commerciale è quello di coltivare e vendere prodotti a base di alghe sia nei mercati regionali che nei mercati locali. Now some of these micro farmers grow their farms larger, maybe 1,000 square meters or more. So they have extra spirulina, then they'll make packages and products and sell the extra to stores and increase their distribution, and they give away some of the margin to the stores and the other people will sell their product to sell more. Ovviamente ci sono anche delle aziende che riescono ad avere delle più vaste coltivazioni di alghe e quindi in questo modo loro vendono il prodotto ai mercati regionali e locali, ma una parte di questo prodotto che loro ottengono viene venduto ai negozi e quindi loro danno anche dei profitti ai negozi in modo da poter vendere più prodotto e ottenere più profitto. So each micro farmer makes their own decision. How big do they want to be? Do they just want to have a small farm and sell direct to the local market? Do they want to increase the size much bigger and start to enter the national economy and make packaged products and sell to stores? They decide what they want to do. Quindi ogni azienda fa la propria scelta, cioè loro decidono la grandezza della loro coltivazione, quindi dell'area, del sito da occupare e quindi di conseguenza decidono a chi vendere il prodotto, se venderlo soltanto ai consumatori oppure venderlo anche ai negozi. Ok, next slide. I introduced this company yesterday. Spiruline La Capitelle, the first one, 2001. Ieri ho parlato di questa società francese Spiruline La Capitelle ed è stata la prima azienda a produrre spirulina nel 2001. Now, 10 years later, his farm is the same size. He produces 300 kilos a year. That's all he wants to do. He sells it all in his local market for the full price. Quindi la grandezza di questa azienda dopo 10 anni è la stessa, perché loro hanno deciso di produrre 300 kg di spirulina all'anno vendendola soltanto ai mercati locali. Questa è stata la loro decisione. And in the winter time he and his wife go to Thailand. Pardon? They go to Thailand in the winter. Ah, e quindi poi l'inverno ovviamente hanno un po' più difficoltà. He sells 80% dry and 20% fresh. Vendono l'80% di spirulina essiccata e 20% di spirulina fresca. And people come to the farm to buy the fresh spirulina. E la gente si reca presso l'azienda e per comprare la spirulina fresca. Or he sells it in the farmer's market. Oppure la vende al mercato farmaceutico. And this is his price list for dry spirulina. It's really the same all over France. 15 euros for 100 grams. Pretty much the same everywhere. Quindi questo è il listino prezzi per quanto riguarda la vendita della spirulina e come potete vedere in Francia, in tutta la Francia, abbiamo 15 euro di spirulina per 100 grammi. And most of these companies have websites and they sell by mail as well. Ovviamente tutte queste aziende hanno anche dei siti web e quindi fanno della vendita online. Ok, next one. Now this is a nice farm here. And shows the process they have, but still the same. They harvest the spirulina on a screen. That's probably 10% solid and 90% liquid.
But still, the next step is they press it and get out all the water outside the cells. So the only water left is inside the cell. And this is the cake. It's like a wheel of cheese. It's 80% water and 20% solid, but it feels really solid. Quindi questa diapositiva vi mostra una bella azienda e possiamo vedere tutti i processi di trasformazione, il processo di trasformazione della spirulina. E, vediamo qui che nella fase di raccolta della spirulina abbiamo il 10% di spirulina solida e il 90% in forma liquida. Poi la spirulina viene sottoposta a premitura, poi viene tolta tutta l'acqua e poi potete vedere come qui su questa diapositiva abbiamo la forma proprio di un dolce, quindi abbiamo la spirulina spessa e appunto quella essiccata. So if you want to buy fresh, they just cut you a section and that's it, just like a section of a pie or a cheese. Se volete comprare la spirulina fresca, loro vi tagliano proprio una fetta e voi potete prenderla. Questa, diciamo, questa forma contiene 80% di acqua e 20% è formata dalla parte solida. Yeah, and this farm has a very nice noodle making machine, so they put that into the noodle machine and they make these fine noodles which they lay out on the dehydrator trays. E come vedete questa azienda ha una bellissima macchina per fare i noodles, per fare la pasta, che la mettono ad essiccare su questi vassoi. And you know, after a few hours, depending upon how high the dryer, some of the dryers are solar dryers and some are solar assisted, depends on the weather, but this is the product. It's very similar to what you make, same thing. Yeah. Il prezzo della spirulina secca è 15 euro 100 grammi. Se c'è la spirulina con 80% di acqua, qual è il prezzo di queste aziende? Which is the price of spirulina with 80% of water? Considering that we have 15 euros of spirulina per 100 grams. So how much is 80% water spirulina? Ah. Yeah, that's the question. And the answer is, which I'll get into, if you can sell it fresh or frozen, you probably can make two or three times the value. Sì, questa è la domanda, perché appunto questo è il problema, perché se per esempio riesci a vendere la spirulina congelata fresca, riesci ad ottenere un valore due o tre volte maggiore rispetto a quello di base. Why? Because there's no price in the stores for it. Perché? It's fresh, raw food, and it tastes great, as you know. And so the opportunity is to set a new price, unrelated to the price of dry stuff from China in the stores. E ovviamente è possibile ottenere questo perché si tratta di un alimento fresco, non trattato, e quindi che non va nei negozi. E quindi ovviamente si può ottenere un maggiore profitto, che non è assolutamente correlato al prezzo della spirulina secca che viene prodotta in Cina. Right. So, when you look at the websites of the French companies, they don't talk about fresh because they can't ship it. So you don't find the prices, but we'll get into some prices in the US where we have fresh spirulina. Ovviamente se vedete i siti delle società francesi non troverete il prezzo della spirulina fresca perché loro la possono spedire rispetto per esempio a delle società americane. Ok, next one. Oh, this is their price list. As you can see, same thing, 15 euros for 100 grams. It's pretty much the fixed price for the dry product in France. Anche qui per il prodotto secco potete vedere che il prezzo è uguale in tutta la Francia, quindi abbiamo ancora 15 euro per 100 grammi di spirulina.
Okay. Next. Next one. Okay. So, the important thing the French have done is they formed a federation of spiruliners in France. And these are them. They meet every year. And they have 110 members all over, some outside of France, Corsica, or. And anyway, they're all over the place. And they have an annual meeting. So let's go to the next page. Quindi questa diapositiva mostra appunto il sito della Federazione dei coltivatori di spirulina in Francia, che è composta da 110 membri che si riuniscono ogni anno, e ci sono dei membri e dei soci sia francesi che non francesi. Okay, so here's what they do. Che cosa fanno? Established in 2009. And they have 110 member producers in 2013. Quindi questa federazione è stata istituita nel 2009 con 110 soci produttori nel 2013. One of the most important things, they have an industry representative at the national level to promote understanding of the products, support the farmers, and encourage spirulina consumption. La cosa molto importante che hanno fatto è stata questa campagna, diciamo, di sensibilizzazione attraverso questo rappresentante a livello nazionale che promuove il prodotto, cerca di far capire un po' il prodotto, cerca di supportare i coltivatori e incoraggia e stimola il consumo di spirulina. But what this doesn't say, and what the most important thing is, what this industry representative does is he talks to the agencies of the French government about the issues of spirulina regulation. Quindi rappresentante, questo agente parla con l'agenzia, con l'ente del governo francese per quanto riguarda il rispetto delle la compliance, la conformità delle regole, degli standard per quanto riguarda la salute della spirulina. If some question comes up about safety or health or consumer complaint, they don't want the French government to go to the individual grower first. Quindi ovviamente durante questi incontri nascono problematiche sulla sicurezza, sulla salute, ci sono alcune lamentele da parte dei consumatori e loro cercano proprio di interagire con questo ente governativo francese. Because many of the French spirulina growers are anarchistic, anti-government, free thinking, kind of crazy people. They don't like the government and they should not be talking to the government. La maggior parte dei coltivatori francesi sono anarchici, non credono nel governo, sono liberi da ogni tipo di pensiero legato al governo, però sono molto felici di interagire con il governo per quanto riguarda l'applicazione delle regole e gli standard per l'utilizzo e il consumo di spirulina. So the government needs to talk to a reasonable, scientific person that they trust. And so they go to the industry association and they provide the reasonable person to negotiate with the government on safety issues. E quindi il governo ha bisogno di parlare con esperti, con scienziati, con esperti nel campo in cui loro hanno fiducia. E quindi l'associazione industriale deve interagire con il governo per tutelare il consumo di spirulina in Francia. So it's in the big interest of the individual producer to be part of an association for protection of their business. Quindi i produttori individuali sono ben contenti di far parte di un'associazione che può proteggere il loro mercato. Because let's face it, the business is at risk if some consumer complains they got sick because they ate a product, and then the government agents come in and they're worried. That's a big issue. They want to control it. This is how they're going to control it. Quindi ovviamente il business, il mercato può essere a rischio se ci sono delle lamentele da parte dei consumatori. Quindi quello che deve fare l'ente governativo è interagire con le industrie e cercare di proteggere e stimolare il consumo di spirulina.
So in return, the individual grower has to agree to the principles of the charter to be a member. Quindi la prima cosa che deve fare il coltivatore, il produttore individuale è rispettare le buone pratiche che sono elencate nella carta dei produttori di spirulina francesi. They have to respect the good practices and health guide, which is essentially their good manufacturing practices. Ovviamente queste buone pratiche sono le buone pratiche di produzione di spirulina che loro devono adottare. That would include some testing of the product, agreeing the water quality and so forth, that they agree to the rules of the Association for Good Quality Product. Ovviamente queste buone pratiche riguardano i test sulla qualità dell'acqua, su alcuni fattori importanti per la crescita della spirulina e quindi la conformità con le regole che vengono applicate da questa associazione. And they have to comply with all the health regulations of this group in France, High Public Health Council. I don't know what the regulations are, but whatever they are, they have to agree to comply with basic food safety and sanitation, food processing guidelines. Ovviamente devono conformarsi alle regole sanitarie che vengono adottate dall'Alto Consiglio della Salute Pubblica francese. Io non le conosco queste regole, ma sicuramente riguardano il loro processo di trasformazione del prodotto. They have to do a certain number of quality tests performed by an independent accredited laboratory for their certifications. Devono fare delle analisi di qualità che devono essere eseguite da un laboratorio certificato francese. And finally, they have to accept visits from the federation to come and inspect their facility to make sure that they are complying with the rules, the charter of the French Federation. Ovviamente devono anche accettare delle audit, delle visite di controllo da parte di alcuni membri della federazione che controllano la qualità dei luoghi e dei siti in cui viene prodotta la spirulina. Right. Now, in practice, I don't know how well they follow all this, but it's important that they have the regulations, because then they look like a reasonable organization to face the French government in any issues that come up about regulating. Quindi ovviamente io non so se quanto loro rispettino queste regole, ma io sono convinto che le regole sono importanti perché riconoscono un valore a questa federazione che può eventualmente raffrontarsi e confrontarsi con il governo francese nel momento in cui ci siano delle problematiche relative alla produzione di spirulina. So, as you know, this is how all industry groups do. They self-organize. They create an industry group for their own objectives, self-promotion, negotiation with the government, getting benefits, whatever. So this is following the model, and this would be important to do in Italy as well. Io credo che in Italia sia importante seguire questo modello che stanno adottando in Francia, quindi il gruppo di queste aziende che si sono organizzate per raggiungere lo stesso obiettivo e per trattare, per raffrontarsi con il governo francese e ottenere quindi dei benefici. Right, and especially as there becomes more and more growers, as you raise your visibility, you need to have a trusting person to talk to the government about the issues of your business. So this is what the federation does for the growers. E a mano che il settore acquista visibilità, è importante avere una persona di fiducia che si interfacci con il governo per parlare delle varie problematiche relative alla produzione della spirulina in questo caso. Okay, good. So, are any questions about the federation? Domande sulla federazione? Okay. Oh, this is one of the important resources for spirulina growers. Jean-Paul Jardin is the one who wrote the book Grow Your Own Spirulina back in 2002. He's like one of the
founders of the movement in France. He publishes his newsletters, Les Petites Nouvelles, every month. Allora, questa è un'importante fonte, risorsa per coloro che coltivano spirulina in Francia ed è questo sito composto da questa newsletter di Jean-Paul Jourdain, che è stato il primo a pubblicare un libro intitolato Grow Your Own Spirulina, coltiva la tua spirulina. Ed è molto il suo supporto è molto importante per i coltivatori di spirulina in Francia. So this is the download of a PDF file from the website. It's been going on since 2002. There's a huge library of past newsletters. Se voi andate su questo sito potete trovare una vasta quantità di file in PDF che possono darvi molte informazioni sul settore. So get out your translator, it's in French. I use Google Translate to help me. I know some French, but not all of it. Quindi utilizzate i traduttori francesi, uso il Google Translate. But over the course of 10 years, there's so many issues that come up with growers, technical issues, marketing issues, questions. They're way ahead of everybody else in terms of they've already come up with this issue, maybe in 2006 or something. Quindi ovviamente in questi 10 anni, perché questo sito è dal 2002, in questi 10 anni sono state risolte molte questioni relative a questo settore, perché ovviamente partecipando a questa newsletter ci sono molte domande tecniche oppure delle domande sul marketing, e in questi 10 anni queste problematiche sono state risolte e sono state descritte in questa newsletter che viene chiamata Les Petites Nouvelles. And this is not only for France. These micro farms are all over the world, in Africa, India, and people submit their progress report on what's going on, everything from good news to disasters. It's all here, and you can see what's happening from all over the world. Spirulina micro farmers facing the same problems. Ovviamente questo è un sito di diffusione non solo in Francia ma anche in Africa e in India, quindi ovviamente tutti i coltivatori, tutte le aziende hanno mano a mano, periodicamente pubblicano anche dei report sugli stadi di avanzamento della produzione di spirulina, ovviamente dando sia delle buone notizie che anche delle notizie molto cattive. Yeah, anyway, this is it. My most best resource for finding out what's going on in the world for spirulina micro farmers. That's where it is. Have you ever seen this resource? Avete mai consultato questa risorsa? Per me è la più importante per capire un po' quello che succede nel mondo della spirulina. Io la tengo sempre in considerazione. This is a huge library of information. Questa è una buona biblioteca dove potete trarre tutte le informazioni su questo settore. Mm-hmm. Ok, highly recommended. All right, some products. Now, I found this to be a very interesting product. Per me questo prodotto è molto interessante. But I don't know how well it's doing in the market, but this is the first mass market consumer product using fresh spirulina. Io non so quanto sta riscuotendo successo questo prodotto nel mercato, ma posso dirvi che è uno dei migliori prodotti che utilizza la spirulina fresca. You can see it's very slick, packaging, marketing. Next slide. Potete trovare molte tipologie di prodotto e di confezione. So this is what they claim their distribution is. I don't see anything in Italy now, but that's where they're selling it. I don't know if they're doing well or really much about it. Io non so se questi prodotti stanno avendo successo. Qui potete vedere dove questo prodotto viene venduto. Non vedo nessun paese in Italia. They say they get their spirulina from Germany in this controlled system in a greenhouse in tubes. Loro coltivano la spirulina in Germania, in questi siti.
and they pasteurize the fresh spirulina and they add it with fruits and herbs and spices for the alpine spirulina drink. E poi loro aggiungono la spirulina a questa bevanda che viene venduta. So, as I said, I don't know how well it sells, but it's worth following because it's the first mass market product for fresh spirulina. Io non so, ripeto, non so quale se questo prodotto sta riscuotendo successo, ma dovete tenere un occhio a questo prodotto perché è il primo prodotto esistente sul mercato a base di spirulina fresca. So that's that company. So anyway, if you find out about it, let me know. But. Quindi se sapete qualcosa circa questo prodotto, fatemelo sapere. Mm-hmm. Okay, here's another company from Bangkok, Thailand. They grow spirulina this way on rooftop. Come potete vedere, questa è un'altra società a Bangkok che coltivano spirulina sui tetti. They've been very effective at getting articles like this one. Urban jungles don't need to be gray. And that's on their website, but they have get a lot of publicity, very effective. Loro fanno molta pubblicità della loro azienda, come per esempio questa, le giungle urbane non hanno bisogno di essere grigie. Sono delle pubblicità che hanno un grande effetto. So they say Energia specializes in producing fresh and sustainable algae, part of the daily diet and utilizing otherwise unusable space and land to cultivate healthy food. So they have nice promotion about what they're doing there. Quindi loro scrivono appunto che l'Energia è specializzata nella produzione di prodotti a base di alghe sostenibili e freschi e concentrano la loro attenzione sul rendere la spirulina parte della dieta alimentare. And of course they claim, because they have covered system, that it's superior to growing in a pond on a rooftop. I don't know if that's true, but that's the marketing position that they take. Ma ovviamente loro possono dire questo perché sostengono di adottare una coltivazione abbastanza protetta, come potete vedere, rispetto a una coltivazione che può avvenire nella vasca. Questo è quello che sostengono, non so se è vero, ma loro dicono così. Next one. So they sell actually the fresh spirulina in jars. They say that it lasts a week. I don't know how they do it. Mm-hmm. Quindi loro ovviamente vendono la spirulina fresca in questi boccacci. And here they sell it direct to the restaurants in the area to make food and drinks. This is a local. Loro la vendono direttamente ai ristoranti del posto che poi fanno il cibo con la spirulina o anche creano delle bevande. And they make fresh pasta. E fanno anche pasta fresca a base di spirulina. But they've gotten some good publicity from famous local chefs in Bangkok. Famous guys who use spirulina. So that helps them get articles in newspapers, magazines, on web pages. Sicuramente loro pubblicheranno anche degli articoli su delle riviste importanti, su alcuni siti web anche importanti, e ci sono anche delle pubblicità di questa società che vengono fatte dagli chef locali che dicono di utilizzare la spirulina nelle loro ricette. Ok. Now we move to Mexico. Adesso andiamo in Messico. This is Spirulina Viva. They sell both home growing systems and they sell fresh product from their own micro farm. Quindi questa società Spirulina Viva vende sia il prodotto fresco che anche il prodotto coltivato a casa. So these are Mexican pesos. They have spirulina fresh and they have noodles and they have sell kits, but this price, I think there's probably 13 pesos to a dollar, and this is $100 for 150 grams of wet
spirulina, so it's sold at a nice price. Questo è il prezzo, 1300 dollari, $1,300. Pesos, which is probably about $100 US. $100. And they're selling 150 grams of the wet spirulina paste. Fresca. Okay, next picture. This is just some more of their promotion. This is some of their kits that they sell. Aquariums and this kind of an outdoor thing with a kind of pyramid cover. And then they also sell spirulina crunchies, which is exactly the same that you have, which is the spirulina noodles. And I don't know how much they sell for 250 pesos. Vendono anche dei kit per coltivare la spirulina, come questi acquari, per esempio, da tenere a casa, queste piccole serre coperte, e anche quelle, quella, la spirulina che hai portato tu ieri, diciamo, i bastoncini di spirulina. And they sell some product direct, but also they sell to some stores in their area, and that's... They sell some fanno of their vendita product diretta, that way. Ma anche fanno la vendita ai negozi. Right. So, in the U.S., these are the two American producers, Earthrise and Nutrex from Hawaii. And these prices are pretty well established in the marketplace for many years in stores. And that's your baseline for the value for 100 grams. $15 US, might be 20 in some stores depending on the markup, and a little less per gram for a pound size. And they also sell online. So there's lots of information about the established price of the product. In America invece il prodotto è abbastanza stabile, il prezzo del prodotto è abbastanza stabile, il prezzo al dettaglio, come potete vedere abbiamo $15 per 100 grammi o $50 per un peso inferiore, ma più o meno questa è la base che potete tenere in considerazione per quanto riguarda i prezzi negli Stati Uniti, e questa è la società Earthrise. So when I sell my dry product, I sell it for $20 for 100 grams. Direct. That's the price, pretty much the same as the price in the stores. Quindi per il prodotto secco $20. Io lo vendo direttamente a $15 per 100 grammi. Because it's better tasting, better to eat than the powder, and it's local. Perché è locale e poi ha un gusto migliore perché è in polvere. Ok, eccellente. Yes. È chiaro, il prezzo può variare anche giustamente dalla dimensione dell'impianto. The price can change according to the size of the farm. The price can change according to the size of the farm. Why is that? Esempio, se io ho un impianto di 100 metri quadri, avrò un costo 100 di square meters, avrò un farm, impianto di 1000 metri quadri, avrò I un altro will costo. Have a certain price compared to a bigger farm. How big? Quanto più grande rispetto ai 100 metri quadri? 1000 quadri sicuramente abbasserò molto il prezzo di produzione. 1000 square meters, I will have lowest production costs. That's right, you will. Sì. But you'll still maintain the price, and if you have extra to sell, then you sell to stores and distributors where you ovviamente give away the margin. Cercherai di mantenere il prezzo, ma se tu hai della spirulina in più, la dovrai vendere ai negozi per trarre maggiore profitto. Because you sell to a store, they take 50%. Perché loro, se tu la vendi ai negozi, il negozio prenderà il 50%. So you only get 75 euros, and they get 75, something like that. But you have to have enough. Bigger farms will do that. That's perché what they do. È necessario avere una quantità sufficiente di alghe da poter vendere ai negozi per poter trarre un buon profitto. So they don't lower the price, they use it to expand distribution. Ovviamente loro non riducono il prezzo, ma lo usano per sviluppare la produzione. Okay.
So here's the issue of selling dry versus fresh. Qui potete vedere la differenza tra la vendita del prodotto secco e la vendita del prodotto fresco. The market value of fresh frozen is probably two or three times the value of dry algae on a dry weight basis. Two or three times higher. Higher. Il prodotto congelato fresco è due o tre volte maggiore rispetto al prezzo dell'alga secca. So we've already looked at the prices of the dry product. This was the first algae sold as a frozen product. This was a blue-green algae from Klamath Lake, Oregon. Brand is E3 Live. That's the first frozen product that algae that was ever sold in the US. Questo è il primo prodotto a base di alghe che è stato venduto in America. They e sell, voi potete vedere la differenza tra il prodotto secco e il prodotto fresco. They sell frozen algae in a jar. Loro vendono il prodotto congelato it's in bocconcini. Probably about 90% water. Che and the price 90, is $32. Con più dell'80% di acqua, a $32. $32 per pound, one pound jar in stores. Con una per un boccaccio abbastanza grande. So let's do the next slide. This is their website. Questo è il loro sito web. This is how they promote it. They sell it just in jars like this, and you take a spoon, take out a little bit, put it, mix it up in a liquid. E appunto questo è il modo in cui pubblicizzano questo prodotto, che vendono in queste scatole, e quindi voi potete prendere il prodotto e miscelarlo ad altri prodotti alimentari. Now they have the original, which is just pure blue-green algae. This is Aphanus almenin from Klamath Lake, not spirulina. They have flavors, and they have some other thing for omega-3s mixed in. Those are their samples. Quindi loro hanno il prodotto originale congelato fresco, poi abbiamo quello con il gusto della mela o del limone, poi abbiamo anche quest'altro prodotto che contiene omega 3. Ok, next page. Scusa, ma parliamo di spirulina, no? Are we talking about spirulina? This is not, but this is a similar product which we need to study. Non parliamo di spirulina, ma è un prodotto simile. Blue green algae, Aphanus almenin. From Klamath Lake, only source. È l'alga verde azzurra. Right. So they've been selling Aphanus almenin from Klamath Lake for over 20 years. It's a big series of companies that harvest this algae from the lake. So and they sell it as wild algae. Queste alghe dai laghi, nei laghi. Yeah. But they have a very big business, these companies. Ma queste aziende hanno un grande business. So this is a good business model study. Questo è un buono studio che è stato fatto su questo modello di azienda. Because Aphanus almenin and spirulina are very similar in terms of their qualities. Perché la spirulina e questo tipo di alghe sono molto simili dal punto di vista della qualità. Yep. So this is you can go on the website. This is the page of specific benefits and specifications of the frozen product. Su questa pagina del loro sito potete vedere quali sono i benefici, ma anche quali sono le tecniche e le caratteristiche tecniche di queste alghe congelate. So 1 pound, 16-ounce jar, $32. 8-ounce jar, $20. It's 90% water. Quindi how much water? 90%. 90%. Ok, quindi questi prodotti venduti a $32 a seconda del peso, 16 once, adesso non so fare la conversione, 8 once a $20, abbiamo un prodotto con il 90% di acqua. And it has the benefits, which is the same benefits for spirulina. E ha gli stessi benefici che ha la spirulina. And the description of the product, and they tell you why it's the most amazing product in the whole world.
E dalle caratteristiche tecniche potete vedere che si tratta di un'alga, l'alga diciamo più meravigliosa al mondo. But it's worth studying because they do a good job at selling this product at this high price. Però è importante studiare questo prodotto perché anche il prezzo al quale lo vendono è abbastanza competitivo rispetto alla qualità del prodotto. Okay, next one. And just to show you, they also make this for pets. E loro producono anche dei Dogs, prodotti cats, per gli animali. and horses. It's a big market. Cani, i gatti e i cavalli. People with horses, race horses, money is no object. They will spend anything for the health of their horses. Coloro che So, allevano cavalli spenderebbero di tutto just like your favorite dog and cat. diciamo, sui cavalli, cioè per loro il prezzo non importa rispetto alla salute del cavallo. And so this is at the same price as the stuff for humans. E quindi voi potete vedere anche che i prezzi sono abbastanza competitivi. And each of these products has their benefits, their sales points, their specifications. So this is a big extension of the market. It's a very spirulina like blue-green algae is great for horses, dogs, and cats, pets of all kinds. Ovviamente ogni prodotto, ogni confezione ha la propria descrizione, i vantaggi, le caratteristiche tecniche e questo è molto importante. So, if you wanted to sell fresh spirulina for the pet and horse market, you should study these products. Se voi volete vendere la spirulina fresca per il mercato degli animali domestici, voi dovete studiare questo prodotto, perché è uno dei migliori per quanto riguarda gli animali domestici. Okay. Now this is not even algae. This is wheatgrass juice, but I use this as another good example. Wheatgrasses, they squeeze the grass into juices. Maybe you have those in juice bars here. Do you have wheatgrass juice in Avete Italy? voi questo succo di frutta che si ottiene dall'erba, del grano? No? The sprouts, Ci wheatgrass sono i sprouts. germogli di questa erba? Okay, you grow sprouts from the little wheatgrass seeds, and you can eat the sprouts or juice them and come out with this thick green juice from the wheatgrass sprouts. It's a big deal in the US. Quest'erba è un grande business in America. Yeah. But what this company does is they freeze the juice and they Loro congelano il succo. package it in individual serving cups of they're 20 grams each serving cups, E lo mettono individual servings. in cialde di 20 grammi. So rather than having the frozen all in one jar, which you have to like dig out, these are individual servings that you just pop out. E quindi invece di fare appunto delle confezioni più grandi nei boccacci, loro hanno queste piccole dosi, questi 20 grammi, Yeah. come delle cialde per il caffè. So the price of this product is, they have many prices, but essentially they're selling 1 pound for $36. Ovviamente loro hanno diversi prezzi per questo tipo di prodotto, quindi per 30 dosi la vendono a 50 dollari o a 36 dollari. So multiply by two times two, dollars per kilo. E quindi se moltiplicate questo per due volte. Right? So people take one of these a day serving. So this is a 30, could be a 30-day supply for E $50. ovviamente una persona che acquista queste cialde avrà una fornitura per 30 giorni, perché in un solo prende una cialda al giorno. And they sell online and they actually ship by Federal Express to customers like 2 day service, one E or two day loro service. vendono tutto online e consegnano tutto entro 2 giorni. So they do a lot of
website sales of frozen wheatgrass. So it's another good model to look at of how to sell frozen stuff and the prices that they sell at. E questo è un altro modo di vendere il prodotto congelato fresco a questo prezzo. So, for super green foods like blue-green algae from Klamath Lake and wheatgrass, we have an established price in the market. It's $36 a pound times 2.2 is kilos. What does that come out to? How much per kilo? 50. Get my calculator out, because 2.2 times 36 is $80 a kilo wet, and it's 90% water. They don't have to dry it. So when you look at the value of growing fresh algae, if you can sell it this way, really profitable. If you have to build the market. But these companies are building the market for fresh frozen. Voi dovete costruire il mercato per questi prodotti congelati freschi, perché l'alga verde-azzurra e questo tipo particolare di erba nordamericana hanno un prezzo stabile sul mercato, e quindi loro possono venderla $80 al chilo, e parliamo di prodotto non essiccato. Okay, next slide. Il genere di questa wheatgrass è l'agropiron. Nome di, sì, è un tipo di erba nordamericana. So these are called shots. It's like a short espresso. These are shots. Agropiron. Oh, okay. All right, next one. Okay, here's another company. Now we're getting into spirulina. This is un'altra società. Company that grows spirulina, small micro farm in Florida. Their brand name is called Spirulina Ice. But the name of the company is Florida Algae. But this is what they do. They take the spirulina harvest and they put it in these plastic pouches. 1 ounce plastic pouch, freeze it, put it in a box. So there's like 16 packets in a box, 1 pound box. It's one way they sell it. That's their brand, Spirulina Ice, grown for your health. Quindi questa è una società che si trova in Florida, e loro, diciamo il loro nome, loro si commercializzano con Spirulina Ice, però la società si chiama Florida Algae, e loro prendono, raccolgono le alghe, poi le mettono in sacchetti in plastica, la congelano e poi la mettono in una scatola dove vendono 16 pacchetti di spirulina in questa scatola. Okay, next one. Okay, so. Prego. Yeah. How they do? They freeze the product, and they remove the air from the product. Yeah, they have an automatic filling machine, where you can put liquid into a pouch and seal it, vacuum seal it. Okay, I see. It's a machine. Yeah. Sì, è sottovuoto. Okay. È sottovuoto il prodotto. So obviously this is not a thick paste. It's questa not fully pressed out because it has to flow into a packet. So it's got a lot of water densa in there. I've not got the liquida product. Sì. Mm-hmm. Mm-hmm. Yep. Okay. They sell three ways. They sell, what you saw was they have a box of 16, 1 pound for $37, or they sell direct to a juice bar, a whole pound together, boom,
frozen for $35. This is sold to juice bars. Or you can come and get raw live spirulina. There it is. 1 pound, $60. Quindi loro, questi sono i tre tipi di spirulina che vendono. Quindi o la vendono in in grandi pacchi, oppure la vendono in scatole, oppure la vendono sotto forma circolare. So, e a diversi prezzi, quindi $35, $37 o $60, anche se il peso è lo stesso, ma è il modo in cui lo vendono che è diverso. So the fresh is even much more expensive than the frozen. It doesn't last long. Il fresco è più costoso di quello congelato. Right. But you can see the price at $36 a pound is $80 a kilo for something that's 80 to 90% water. That's the value if you can develop a market for a fresh product. $36 per questa per questo prodotto che noi otteniamo con $80 al chilo con l'80-90% di acqua. Now, of course, if many companies started to do this, the price would come down, but right now there's very few. So this is the price and that's how they want to sell it. Ovviamente se tutte le aziende cominciano a fare questo il prezzo diminuirà, ma per il momento, poiché loro sono, sono gli unici a fare questo, il prezzo è questo qui. Okay. Riescono a mantenere questo prezzo. Ok. And they also sell the stores. Vendono anche and, negozi. And this is the price of the store, same, almost the same price. And these are the stores in Florida and then they mark up the price. I don't know what they sell it for, but that's how they sell some direct and some to stores like this. Effettuano sia la vendita diretta che la vendita ai negozi. Yep. Okay. Here's another spirulina farm in California. A friend of mine that was with Earthrise with me. He has his farm in Southern California, and he produced frozen spirulina in ice cubes and put them in a aluminum vacuum pack. 16 cubes, you know, 1 pound, once again, sold for over $30. But this is in a pack of individual questa cubes. È un'altra azienda che coltiva spirulina in California e questo è un mio amico e come potete vedere lui produce spirulina congelata in cubetti di ghiaccio che mette in buste di alluminio sottovuoto e quindi noi abbiamo 16 cubetti di ghiaccio in una busta di alluminio e venduta a $30. Quindi anche qui per lo stesso peso dei prodotti che abbiamo visto prima il prezzo è più o meno lo stesso. And he never bothered to dry anything. He made it all frozen. E quindi lui non è essiccato nulla, ha congelato tutto. Ecco perché è riuscito a fare soldi. Right. He would go to health food stores and he'd go to farmers markets and he'd let people try it. And he demoed it and they said this is great. So that's what he did. Quello che fa lui è recarsi presso questi negozi erboristerie o comunque anche farmacie e fa delle dimostrazioni del prodotto facendolo provare. Questi negozi, le persone dei negozi lo apprezzano e quindi lo comprano. Okay, next one. This is a farm in Maui, Hawaii. And they started out growing Haematococcus, and he struggled with that for a couple years, but it's still taking more time. So then he started growing spirulina. This is in a beautiful location on Maui. It's called Maui Tropical Algae Farm. He just went into spirulina production this year. Next slide.
Questa è un'altra società che è la Maui Tropical Algae Farm, è una bellissima azienda che ha incominciato a coltivare l'ematococco, ma ha trovato molte difficoltà nella coltivazione di quest'alga e adesso da quest'anno ha incominciato la coltivazione della spirulina. She says, we're growing spirulina, now we have fresh and fresh frozen spirulina for sale. Call Brad at this number for more. He's ready to go. Just a guy. E lui ha scritto, infatti, Maui Tropical Algae Farm sta coltivando la spirulina e quindi noi abbiamo adesso la spirulina fresca e la spirulina fresca congelata e quindi noi siamo pronti a venderla. Chiamate Brad a questo numero per ulteriori informazioni. This is his Facebook page. All right, next slide. So here's a picture of him at the farmer's market and he sells in these individual containers. The fresh frozen. Qui potete vederlo al mercato della frutta, vendere la spirulina in questi contenitori singoli. And he sells a fresh spirulina paste, I don't know the price. He sells fresh frozen in little tiny cubes, little 1 centimeter cubes. Sells a whole pound for more than $30. E lui vende la pasta fatta con spirulina fresca, 100 grammi, non so il prezzo, ma quella congelata fresca con cubi da 1 centimetro, quindi molto piccolini, la vende a $30. And then he does dry some, he has a freeze dryer, a little freeze dryer, which is premium drying, and he sells freeze dried chunks, $30 for 100 grams. E poi vende questi piccoli pezzi di spirulina essiccata a $30 per 100 grammi. So there's another example. Okay. Questo è un altro esempio. Yeah. So he's just started business there. Lui veramente ha cominciato a occuparsi della spirulina da poco, quest'anno. Now this is of course my website, smartmicrofarms.com. Questo è il mio sito web, smartmicrofarms.com. Yeah, and you can do the next slide. And you've seen this before. This is my test facility up in Olympia, Washington, in my ponds here, growing up in the northern climates. E qui potete vedere questa diapositiva l'ho già mostrata ieri e questo è la mia azienda a Olympia, Washington ed è costituita da vasche in serra coibentate che prolungano la produzione nei climi settentrionali. Ok, next. So, you know, my process is this, like all the others, we harvest through a screen, collect the paste, then we press it, and we come out with, it's pressed in like a wine press or a fruit press, mm-hmm. And you come out with this round thing, you cut it just like cheese. Ovviamente anche io seguo le fasi di trasformazione dell'alga, della spirulina che viene seguita in tutte le aziende, quindi la raccolgo, tolgo l'acqua, poi effetto la fase di pressatura con una grande pressa da alimenti, la congelo e l'essicco. So, the sales points, fresh spirulina harvest is thick like tofu. Has almost no taste. Quindi la spirulina fresca può essere spessa come il tofu e è alquanto insipida. Frozen cubes are convenient to blend into green drinks anytime Ovviamente later. Ovviamente i cubetti congelati sono adatti perché sono molto convenienti perché possono essere miscelati a delle bevande successivamente. And, dehydrated dried product that has a long shelf life, of course, we know this. E ovviamente i granuli di spirulina, così come i noodle e la polvere, hanno una più lunga shelf life. So this is how we have spirulina every day in the morning. We start with fresh spirulina or frozen in a blender just with fruit and blend it all up for a really thick drink. That's how we start our day. E noi incominciamo la nostra giornata mettendo questi cubetti di spirulina nei frullati di frutta e incominciamo la nostra giornata con questa bevanda.
Okay, next one. So I did I forgot to bring it, but I did a postcard, color postcard. And one side is a description of how we grow it, and another side is the description of what spirulina is and why you should have it. So this side here, we talk about the nutrients, the 6 health benefits, and why fresh and frozen is so good. Quindi ho fatto una cartolina in cui ho messo da una parte, ho descritto come si produce la spirulina e quindi ho elencato le varie modalità di produzione della spirulina e dall'altra parte della cartolina ho spiegato perché bisogna coltivare la spirulina e quali sono i prodotti a base di spirulina, spiegando anche quali sono gli effetti, i valori nutritivi della spirulina, i benefici sulla salute della spirulina e perché la spirulina congelata fresca è buona ed è importante. Right. So this side says to the people up in Washington and Oregon, we're local, this is where it comes from. In questa parte della cartolina noi diciamo alle persone a Washington e in Oregon, noi diciamo, ok, questa, noi siamo qui, la produzione della spirulina è locale perché la produciamo qui. In my target market are people who maybe over the last 30 years have taken spirulina, maybe they forgot, maybe they're still taking it, but they already know what spirulina is because there's a lot of people that like that. E, il mio, tra i miei beneficiari, cioè il pubblico, che i clienti, a cui, i miei clienti sono composti da persone che mangiano e consumano la spirulina da più di 30 anni, ma molti di loro per esempio dimenticano di prenderla ogni giorno o comunque hanno sospeso il consumo della spirulina per un certo periodo di tempo, però si tratta di persone che hanno che consumano spirulina da molti anni. That's your easiest customer because they already had experience. All you have to do is remind them why it's good and show them why yours is better than they ever had. E ovviamente questi clienti che consumano spirulina da molti anni sono i clienti più facili perché conoscono già la spirulina, conoscono già i benefici della spirulina sulla salute, quindi bisogna soltanto ricordare loro che cos'è la spirulina e perché devono usarla e consumarla. So I package my frozen in these individual serving cups, they're about this big. Quindi so 22 grams, and every day you just open it up and pop it into a drink. It's a very nice package because if you have cubes, they over time in your freezer they all kind of stick together. It's messy. This is very quindi clean. Io ho messo il prodotto congelato, quindi la spirulina congelata, in queste capsule individuali in modo da 22 grammi, capsule singole da 22 grammi, in modo che ogni mattina si apre una e la si mette, la si miscela con una bevanda, con un succo di frutta, perché se noi congeliamo la spirulina senza conservarla in queste piccole capsule, ovviamente con l'andare del tempo la forma della spirulina si danneggerà e quindi assumerà una brutta forma e quindi non sarà più mangiabile. Right, first I would just make ice cubes, but then if they sit in your freezer a long time, you have to whack them to break them apart because they all stick together. Mm-hmm. So that's why this is. Perché all'inizio avevo messo la spirulina in cubetti da ghiaccio, però ovviamente dopo, quando stanno per tanto tempo nel freezer, bisogna un po' romperli. Quindi siccome non è poi tanto pratico, ho adottato questa idea qui di mettere la spirulina in questi piccoli, in queste piccole cialde singole, in modo che sono facili da aprire e si mettono facilmente dove vogliamo. Lo aggiungiamo all'alimento che vogliamo. Ok, next one. So here's the part where you just want to remind people why it's so good. So this is just a nutritional, you know, it's got protein, high beta carotene, B12, minerals, GLA. So those are the features of the product that they've already, you're reminding them what's in the product.
Quindi ovviamente questo spiega perché la spirulina è molto importante, quindi ricorda un po' quelli che sono i valori nutrizionali della spirulina e tutto ciò che la spirulina contiene, come per esempio proteine, beta-carotene, vitamina B12, ferro e quant'altro. Okay, next one. And these are the health benefits of the product, which we've already talked about. This is what they'll do for you. Questi benefits. Sono i benefici sulla salute del prodotto. And then we say, okay, we're different. For years, spirulina came as powder and tablets. The new choices are here. Quindi, una volta aver consolidato il fatto che hanno la spirulina dei grandi benefici sulla salute, adesso noi possiamo cambiare il modo di vendere e di promuovere la spirulina, perché se prima veniva venduta sotto forma in polvere oppure compresse, adesso ci sono delle nuove alternative. So, fresh frozen, okay, congelata fresca, ice cubes or individual portion cups, in cubetti da ghiaccio oppure in cialde singole, has almost no taste, just pop into a drink, let it melt and stir or blend with fruits and veggies for a green smoothie. Ovviamente si tratta di spirulina fresca che è quasi insipida, ma bisogna soltanto metterle in una bevanda, farla sciogliere, girarla e miscelarla e diciamo aggiungerla alla frutta, alla verdura per avere una delizia a base di verdura. So, and just like you know, crunchy noodles or granules, low temperature drying makes it milder. That low temperature is important for raw food people, as you know. E ovviamente per quanto riguarda i noodle croccanti o i granuli di spirulina, la bassa temperatura e quindi l'essiccazione a bassa temperatura è molto importante per la spirulina, perché la rende più dolce rispetto alla polvere. And milder tasting than powder, sprinkle on foods, drop in a coffee grinder for finer powder to blend, easy to take anytime. E quindi si può aggiungere a tutti gli alimenti, si può mettere anche in una macchina per macinare il caffè per avere una polvere ancora migliore e quindi è anche facile da portare con te. Okay. So we went to this already. These are the ways I promote spirulina in the concept of microfarms. We can move on. We've seen this before. Quindi questo è il modo in cui io ho promosso la spirulina. And I have a series of websites. I have, of course, you saw Smart Microfarms, but I have a website, Algae Competition, a consulting website, Algae Alliance, my oldest one, Spirulina Source, and there'll be new websites for the Smart Technology, the Algae Central, and so forth. So that's all. Io ho una rete di siti web che parlano delle alghe e un nuovo sito è questo che parla algecentral.com che parla delle tecnologie intelligenti per avere informazioni sulle coltivazioni di alghe. Okay, here's something different. This is a company in Florida called Pondium. Pond Yum has fresh frozen spirulina pops and raw algae booster. Well, let's see what they are. Next slide after you. Quindi questa è una società che si trova in Florida, si chiama Pond Yum, e hanno un tipo particolare di spirulina fresca concentrata sotto forma di lecca lecca. Pond Yum are popsicles, spirulina pops. So it's the perfect way to sell frozen spirulina. It's mixed with maple pecan, orange, some other flavors. Quindi la spirulina mocha, è stata maca. Mischiata insieme ad altre cose come il ginger, oppure il cocco, oppure l'arancio. So they say they sell a lot. E loro dicono che vendono molti di questi prodotti. So this is even more valuable because now you're not just selling frozen spirulina, you're selling frozen spirulina with other ingredients for an even higher value of the product you're actually producing.
Ovviamente non si tratta in questo caso soltanto della spirulina fresca congelata come abbiamo visto prima, ma si tratta di un vero e proprio prodotto che ha un maggiore valore aggiunto. So if you can come up with these kinds of ideas, summertime is pretty hot here, sell spirulina pops. Quindi ovviamente se voi incominciate a produrre questi prodotti, questi ghiaccioli, qui che la temperatura in estate è molto elevata, io credo che avrete molto successo. All right, next one. And they sell also there. This is the way they sell the frozen liquid. This is what they do. They have questo a squeeze bottle. Questo è il liquido congelato che mettono in queste bottiglie che si schiacciano per far uscire il liquido. So the prices, as you can see, are pretty high. Look at these prices. Vedete i prezzi, sono abbastanza alti. Yeah. 8-ounce bottle, you get 6 of them, you pay $96. So this is an expensive product. Ma è acqua frullata, perché è liquido? Why is it liquid? Is it after you melt shake? It. No, it's frozen. No, è congelata. And dopo then averla, if you melt it, then you squeeze it out. È congelato, è liquido congelato. This is their... Tu spremi ed esce. Right. Sì. Right. This is their concept of how to sell frozen. Not in cubes, not in packs, but like this, and you squeeze it out when it melts. Questo è un nuovo modo di vendere la spirulina, proprio sotto forma liquida congelata, messa in queste bottiglie che si spremono e esce il liquido. Okay. So, we go back to the numbers here. Ritorniamo ai numeri qui. Potential revenues from a spirulina microfarm. Supposing you have only a 6-month growing season and you have 100 square meters in ponds. Supposing, that's your assumption. Quindi queste sono delle ipotesi di produzione e di entrate che si possono ottenere da una piccola coltivazione di spirulina. Quindi si tratta di una produttività che può essere raggiunta in 180 giorni con 100 con vasche su 100 metri quadrati di terreno. If you average over 6 months, a production of 10 grams of dry weight per meter squared per day, if that was your average for 6 months, you could produce 180 kilos dry weight from this facility. Or if you didn't dry it, you could get at least 6 times as much wet harvest weight. So you have a choice, wet or dry. Quindi voi potete scegliere tra la spirulina umida, bagnata, o la spirulina secca. Quindi con 6 kg al giorno o 1000 kg per stagione, oppure potete avere 1 kg al giorno o 180 kg per stagione se si tratta di spirulina secca. If you sold it all as a dry product at 150 kg, you could... gross $27,000. Ovviamente se vendete il 100% di questo prodotto sotto forma secca, voi potrete quindi ottenere $27,000, quindi $150 al chilo. If you could sell all of it as fresh frozen, it's very conservative, 2 times, could be 4 times value. You'd make over $50,000, but probably much more if you could sell it as fresh frozen. Ovviamente la spirulina congelata fresca ha un valore doppio rispetto a quella al prodotto secco e quindi potete ottenere $54,000, quindi raddoppiare il profitto rispetto al prodotto secco, quindi $300 al chilo. If you sold something in between, some mixture of dry product and fresh product, you'd get some number in between. Ovviamente se optate per una produzione mista potrete ottenere, quindi per esempio 75% di prodotto secco e 25% di prodotto congelato fresco, avrete anche un profitto intermedio pari a $35,000. Right. But in the examples that you saw, those growers understand the math, which is if you can sell it fresh at those prices, that's what you want to do.
Ovviamente tutti i coltivatori capiscono i numeri e quindi hanno capito che bisogna attendere al mercato del prodotto fresco congelato. Ok, thank you. Next. Okay, let's just wrap this thing up. Just a couple slides here. This is my market review of algae products, having been in this business for 30 years. Algae does not sell itself. Le alghe non si vendono da sole. The marketing is the hard part, actually. Perché il marketing è la parte più difficile. To sell algae as a high value product, the key to success is establishing its value in the marketplace. Perché per vendere le alghe come un prodotto ad alto valore è importante stabilire il valore nel mercato. However, novel foods and therapeutic claims and uses of algae are subject to government regulations, and these are costly and time-consuming barriers to market entry. Tuttavia, i cibi nuovi come questo, per esempio, e le ipotesi terapeutiche e l'uso delle alghe sono soggette a regole del governo e tutto questo è molto costoso e ovviamente porta via molto tempo e questo costituisce un ostacolo maggiore a far entrare questo prodotto nel mercato. So even though dry spirulina has been sold for a long time, fresh and frozen spirulina introduced new uncertainty into the reaction of a government and state regulations about fresh and frozen foods. Ovviamente, se la spirulina secca è stata venduta per molto tempo, il prodotto congelato fresco ha introdotto molte incertezze perché il governo sta cercando di capire un po' di più questo prodotto e quindi adottare delle regole di conformità per la vendita di questo prodotto, l'introduzione di questo prodotto sul mercato. Now, I think the approaches in the US and Europe are different. In the US, they don't give you approvals for foods, only drugs. For foods, you go ahead and sell it, but if you have a problem, they'll come and get you and bust you and make your life miserable. That's how the US enforces foods. Ovviamente io credo che per quanto riguarda l'approvazione di alcuni prodotti in America e in Europa le cose sono diverse, perché in Europa l'approvazione viene ottenuta soltanto per i farmaci ma non per il cibo. Però che cosa avviene? Che se vi sono delle lamentele sul consumo di alcuni cibi, il governo americano è molto rigido e quindi farà di tutto per recarsi presso la vostra azienda e quindi sequestrare tutto e rendervi quindi poveri. My understanding in Europe is if you have novel foods, you must apply for approval. That's a whole different approach. In Europa è un po' diverso, perché se voi avete un alimento nuovo, un prodotto alimentare nuovo, voi dovete soltanto fare una richiesta di approvazione di quel tipo di alimento. Right. Soltanto. Yeah, so it's a pharmaceutical game. That's what the game is rigged. È un gioco delle industrie farmaceutiche. But anyway, they say that this application form is very difficult. Oh, very difficult and costly. In Europe. Huge. You have to apply first. In America, you just sell it and you hope nothing bad happens. Ah. If something bad happens, you're screwed. È vero che in Europa questo processo di chiedere l'approvazione è difficile, ma in America è vero, si vende il prodotto, ma guai se si hanno delle lamentele su quel prodotto che si viene... Qui è difficile avere l'autorizzazione. È lo stesso guai dopo se hai delle lamentele. Quindi noi abbiamo un doppio problema. So we have a twofold problem because there is the problem of the application form because it's very difficult to get through the whole process. Yeah. But also, if we have some complaints relative to this novel food consumption, it's a big problem. Right. So it's worth paying attention to how the French are trying to navigate this problem. Selling spirulina from the micro farms. So the French model is worth getting close to understand why they're doing what they're doing and how they're
trying to be successful for all those micro farmers in, ecco, the, in the situation. Ecco perché il modello francese è molto importante, perché loro stanno cercando di studiare un po' questa situazione, cercando un po' di vedere cosa avviene in realtà nel mercato e quindi cercando un po' di essere più vicino alle aziende che producono, per esempio, la spirulina. So overall, this will be 1, 2, 3, but overall, the best algae business plans I like have a market-driven approach. First, identify the products and the market value, the competition and the regulations, and then work backwards, project revenue streams with real timelines to determine how much you're going to produce. Questo è il terzo elemento che io, che a me piace molto, perché secondo me i business plan, i migliori business plan per quanto riguarda la produzione di alghe, devono avere un approccio orientato al mercato, quindi devono identificare i prodotti, devono identificare i valori del mercato, devono valutare la concorrenza e le varie regole, gli standard che esistono nel mercato e poi devono cercare di calcolare, di stimare i flussi di ricavi con delle reali con dei reali tempi, con tempi reali. So, if you were starting here in Italy, it would be safe enough to sell the dry product because it's not a novel food, and quietly test the market by selling the fresh and frozen, but not so official, and develop a market appreciation for it. But publicly, you know, focus on the dried product, which is well known for spirulina. Quindi ovviamente quello che farete in Italia è avere un mercato aperto per il prodotto secco, perché ormai è diffuso da molto tempo, ma dovete cercare di testare il prodotto congelato fresco, perché quello è il mercato e quindi dovete cercare di avere il maggior apprezzamento di questo prodotto fresco congelato sul mercato, perché quello è il futuro. Ok, next slide. So, challenges ahead. We've looked at the opportunities, challenges that I say people come up to me and say, I want to be a micro farmer. Now, this is what I ask them. Quindi, quali sono le sfide che ci aspettano? Molti vengono, si rivolgono a me e mi dicono, ok, io vorrei diventare un produttore di alghe. Cosa devo fare? So I say, are you both ready to produce and sell the product? Io chiedo loro, tu sei pronto a produrre e vendere il prodotto? Not all people like to do both. Some like to grow, some like to sell. If you have a team, you have growers and sellers, that's fine, but you have to handle both ends of it. A molti piace sia coltivare le alghe che venderle. Ovviamente è necessario essere ben organizzati, quindi avere un team alle spalle che vi possa supportare in questo. And do you have the skill to successfully maintain a healthy algae culture? Bisogna avere anche l'abilità e la capacità di mantenere e preservare una cultura, una buona cultura di alghe che possa avere successo. Do you have the willingness and the discipline to employ good manufacturing practice and quality assurance? Hai la capacità e la consapevolezza e la formazione per impiegare delle buone pratiche di produzione e effettuare degli, degli esami per la garanzia della qualità? Can you ensure, really focus on product quality and safety? Potete garantire la qualità del prodotto e la sicurezza del prodotto? Can you navigate local, state, federal, national regulations and permits for production, processing, packaging and sale of the products? Siete pronti a navigare, ad attraversare, ad affrontare tutte le regole federali, nel caso americano, statali, locali, e quindi incominciare a produrre, trasformare, confezionare e vendere il prodotto? And think about establishing a national or regional association and standards for the product. E quindi è anche importante pensare all'istituzione di un'associazione regionale e nazionale e quindi anche all'istituzione degli standard che possano controllare le coltivazioni di alghe.
And if you can answer yes to these questions, you have a good chance of algae microfarms to empower people to grow high-value, healthy food locally. Se rispondete sì a tutte queste domande, se rispondono sì a tutte queste domande, allora io dico loro, ok, voi potete incominciare a coltivare le alghe e quindi in questo modo voi potrete crescere, coltivare del cibo che fa bene alla salute, che abbia un buon valore, un alto valore a livello locale. Ok, next. The end of this part of the presentation. Any questions? Questa è la fine della presentazione, di questa parte della presentazione. Ci sono delle domande? What time are we? Beautiful. Yeah. We go tomorrow. Okay. Io avevo una domanda scienza, la posso fare? Ho visto che le alghe, quando ho fatto vedere tutti i prodotti, avevano provenienze diverse. When you show us the products, I remarked that the algae came from different places. Yes. È differente, quindi anche l'accesso al mercato di questi prodotti. And of course, these products, which come from different places, have a different approach to the market. Yeah. Hanno anche dei benefici diversi. Do they have also different benefits? Oh, many of the benefits are the same. No, i benefici sono più o meno gli stessi. They understand what spirulina is, and so they repeat the same benefits. L'importante è che sul mercato capiscono che cos'è la spirulina, a che cosa serve, quali sono i benefici, perché i benefici poi si replicano. But each one says, I'm the best. Ma ognuno dice, il mio prodotto è migliore. E il suo prodotto viene esportato in Italia? Do you export your product sensibly? No, because a microfarm doesn't produce very much. Now that's a big business game. And I did that with Earthrise. We exported all over the world. But with a microfarm, you don't have to play that game. You play the local game. Quando si hanno delle piccole aziende, si produce a livello locale. Io ho esportato il prodotto con Earthrise. Però quando, se voi volete avviare una piccola azienda, dovete agire localmente. Perché questo è il gioco. Right. You cannot make a profit growing on a small scale and thinking that you're going to sell internationally is not going to happen. You can't compete. Perché sicuramente non avrete profitti, non raggiungerete nessun tipo di profitto se immaginate di produrre localmente e di vendere a livello internazionale. Questo sicuramente non è un buon approccio. Yeah, your strength is building a local, regional market for your products and having a relationship with your customers and your stores. È importante concentrarsi a livello locale, regionale e avere rapporti con i consumatori locali, con i clienti locali. Questo è importante. Okay. Okay. Right.